nella prima parte, quella introduttiva, ho mostrato come noi facciamo accoppiare a delle potenze espresse nella struttura del linguaggio alle singole lettere. Ora vedremo di verificare se è vero attraverso i concetti fondamentali che noi usiamo. Esaminiamo il concetto che abbiamo già affrontato nella introduzione. Amor. Bene, amor, come è possibile vedere, mette in ordine perfetto tutti i cicli unitari che esistono alle diverse dimensioni. C'è il primo, 10 alla 1, che è la linea. Poi esiste il ciclo 1 espresso per 10 alla 10, ossia che avanza in assoluto e diventa 10 alla 11. Poi ci sono gli altri cicli . Quando dunque noi concepiamo il concetto amor, stiamo idealizzando la perfezione unitaria nei vari ordini. Amor ha quattro lettere, tutte quelle della realtà, che è data da la potenza con esponente 4. E noi abbiamo qui proprio quattro lettere, e ciascuna di esse esprime il primato nel suo susseguirsi. Ma vediamo che l'unità, che è data da 10 elevato a 10 e che è l'unità assoluta, corrisponde alla lettera L, e Dio fu chiamato, come risulta dalla Bibbia, proprio Ele, Eli, Allah, e sono linguaggi che usano la L. Per rappresentare il metro del giudizio totale da dare idealmente alla realtà, ossia di Dio. Dio, che se noi osserviamo per il valore delle lettere D, I, O, Dio che è uno e trino, ha nel suo primo ordine tutta la realtà spazio-temporale, il 4 come indice messo in relazione alla lettera D, poi c'è la I che è tutto il ciclo invariante dell'unità, e infine c'è la O che lancia le tre dimensioni dello spazio nel ciclo assoluto di 10 alla 10. La sintesi di questo valore è 10 alla 26, che è proprio un 10 alla 13, il volume nel ciclo 10 della sua dinamica, che si ripete ed è quindi il volume nel suo moto complesso.
da meno 13 a più 13 e di conseguenza rappresenta proprio la parola italiana Dio, per il concetto che noi abbiamo usato. Potremmo ora affrontare altre parole. Vediamo il nome di Allah, che è come i musulmani chiamano Dio. Lo chiamano nel loro linguaggio, ma assegnando al loro linguaggio, alla loro pronuncia, il valore della A, della L e della A, il totale è 22, ed è proprio il moto assoluto 1 a livello 10 elevato a 10, quindi che nel prodotto è 10 alla 11, espresso nel suo valore complesso, da meno 11 a più 11. Quindi la potenza 22 è proprio il ciclo completo dell'unità che si muove per tutta l'unità, sia nel verso negativo sia nel verso positivo. Allah è una parola che non è italiana, è un Dio che non è italiano. Il Dio italiano, diciamo, nel termine italiano assegnato al Dio Giove, il Dio per i Romani, presenta la G, la I, la O, la V e la E. Ebbene, 54 è proprio il valore della massa dell'elettrone. Quel 54 che risulta in un cubo quando esso ha il lato 3 ed è sia la superficie totale, perché 3 per 3 è ogni faccia, sono 6, 9 per 6, 54, ma anche il volume di un cubo avente lato 3 è 3 per 3 per 3, è 27, quando ne abbiamo due, uno in positivo e uno in negativo, abbiamo un 27 più 27 che è 54. Anche l'unità di un'onda, che sia 3 per 3 nel fronte e abbia un 6 nella sua lunghezza, è nuovamente 54. Quindi vediamo che la parola Giove si affida all'importantissimo contenuto della potenza 54. Il nome amore, avevamo visto, che corrisponde al 46. Ebbene, tutta la nostra realtà, 100 nella sua totalità, si divide tra un meno 50 e un più 50. La nostra realtà che avanza soltanto è 50. Quando noi la condizioniamo a un soggetto che è la realtà, e che è quindi 10 alla 4, dividendo 10 a 50 per 10 alla 4, vediamo quante volte 10 alla 4 si sposta dentro 10 alla 50. Quindi amore è tutto il numero in potenza della realtà 10 alla 4 nel totale verso 10 alla 50.